Con la deposizione delle corone d'alloro davanti alla stele dedicata al sacrificio di Salvo d'Acquisto si sono concluse le celebrazioni per le quattro giornate di Napoli. In occasione dell'ottantesimo anno le cerimonie si sono susseguite e stamattina, all'indomani della visita del presidente Mattarella, consueto calendario di eventi, prima la deposizione al mausoleo di Posillipo, poi davanti alla sede della Camera di Commercio. Le autorità, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, con il questore Maurizio Agricola e le alte cariche militari del territorio sono state accolte dal presidente dell'ente Ciro Fiola. Una data storica lo dimostra la venuta del Presidente della Repubblica qui ieri all'Orientale, che Napoli si era mossa insieme ad altre città per liberare dai nazifascisti l'Italia. Qua oggi noi siamo per ricordare il sacrificio di chi fu trucidato da coloro che poi sono stati cacciati via dal coraggio degli italiani. Ultima tappa delle celebrazioni in Piazza Carità, dove alcune persone hanno anche intonato il canto partigiano Bella Ciao. Per Manfredi le celebrazioni, oltre a ricordare un momento storico per la città, stimolano le istituzioni a rinnovare l'impegno. È significativo, 80 anni, un ricordo, ma anche un'occasione per rinnovare l'impegno democratico della città e l'impegno di tutti i cittadini e le istituzioni per una Napoli sempre più al centro dei processi democratici del paese.